Noi chiediamo di avere i numeri che avete dato a Bruxelles e non avete trasmesso al Parlamento italiano della Repubblica Italiana. Noi abbiamo il diritto di capire come è cambiata la manovra, chi pagherà più tasse, chi non andrà in pensione prima, chi non avrà il reddito di cittadinanza. Abbiamo il diritto di sapere quali promesse non saranno mantenute e ce lo dovete mettere nero su bianco. Mai, e sottolineo mai, mi era capitato di passare 6 giorni e 6 notti senza discutere né votare un emendamento, né della maggioranza né dell'opposizione, non un voto, signor Presidente. Una situazione senza precedenti, una mortificazione del ruolo che la Costituzione e i regolamenti parlamentari affidano alla Commissione Bilancio e al Parlamento della Repubblica. 6 giorni fino al paradosso di ieri sera, quando alle ore 21:30, dopo un'infinita attesa e dopo una fiera delle ipocrisie, il Governo ha presentato queste paginette, alle ore 21:30, che stravolgono completamente quella che dal balcone di Palazzo Chigi avete chiamato la manovra del popolo. Dalle 21:30 di ieri sera la manovra del popolo non c'è più, ci sono 10 miliardi di tagli nel 2019, 12 miliardi nel 2020, 16 miliardi nel 2021, tagli alle pensioni, clausole di salvaguardia IVA, c'è un altro mondo, signor Presidente. C'è un'altra manovra, c'è un'altra legge di bilancio che il Parlamento ha il diritto di discutere avendo tutte le informazioni. Signor Presidente, questo governo si definisce il governo sovranista che dovrebbe tutelare le prerogative dell'Italia. Voi avete dato a Bruxelles numeri, tabelle con il cappello in mano che il Parlamento non ha. Noi non abbiamo le informazioni che avete mandato a Pierre Moscovici, a Jean-Claude Juncker e a Valdis Dombrovski. Il Parlamento italiano ieri ha avuto 5 paginette, lette dalla Vice Ministro Castelli, che poco o nulla dicono su quanto questi emendamenti impattano sul prodotto interno lordo, sull'occupazione, sulla vita degli italiani, che vedranno tagliate le pensioni, aumentata l'IVA e fatte cose molto diverse da quelle che voi avete promesso da 83 giorni a questa parte.